si conferma il dato positivo che le aziende riorganizzate, la riforma sta producendo in termini di risultati di salute per i cittadini, in termini di miglioramento del sistema. Aggiungerei che se non avessimo fatto le grandi ASL non ci sarebbe stata la possibilità neppure di difendere i piccoli ospedali. Parte dalla difesa della riforma delle maxi ASL, la visita ad Arezzo del governatore della Toscana Enrico Rossi nel giorno dell'insediamento del nuovo direttore generale Antonio D'Urso. Il presidente della regione toscana lancia al territorio aretino, che tanto quella riforma aveva criticato, importanti impegni per il futuro. Stiamo lavorando ad un piano di investimenti che ormai è pronto, qui c'è bisogno di fare manutenzione, di acquistare attrezzature, sarà un piano triennale, quadriennale di circa 1,5 miliardi che stiamo preparando per tutta la Toscana, c'è spazio anche per la ASL della Toscana del Sud. E poi da più parti viene sollevato non tanto il problema delle sostituzioni, perché per ora le sostituzioni riusciamo a farle. Vorrei anzi dare un messaggio per quel che ci riguarda di relativa serenità, anche quota 100 siamo in grado di affrontarla, mi dicono i nostri uffici che hanno studiato il problema, che stanno facendo i concorsi, che come sapete abbiamo sbloccato dovunque. Piuttosto la preoccupazione emerge sul piano futuro per quanto riguarda le specializzazioni, e quindi stasera io ho preso impegno, come già sto facendo da qualche tempo a questa parte, perché sia la regione a programmare un obiettivo di specializzazioni di medici che si specializzano nei vari settori di cui noi abbiamo bisogno nei prossimi 5, 6, 7 anni. E questo sarebbe un altro grande messaggio che noi diamo al personale sul fatto che crediamo nella sanità pubblica per tutti e di qualità. L'azienda è fatta, è stata disegnata bene, adesso bisogna solo andare avanti e produrre risultati di salute per i cittadini. Non mi interessa l'architettura amministrativa burocratica, mi interessano i risultati. Ecco perché ho deciso di andare in giro a verificare lo stato di come vengono erogati i servizi, quindi una direzione aziendale in movimento assieme ai colleghi, al direttore sanitario e al direttore amministrativo. Diceva Rossi della sanità pubblica, che quindi deve rimanere prioritaria, la lunghezza dei tempi in certi casi però rischia di far vacillare questo, si può intervenire per cercare allora, di ridurre? Sicuramente sì, le liste d'attesa sono un aspetto di sanità territoriale, sono un aspetto di gestione dei pazienti cronici che hanno diritto ad avere la prestazione nel tempo giusto in rapporto al bisogno di salute, è chiaro di sì, ed è uno degli obiettivi che ho indicato anche nel corso della riunione di oggi.